Ciao a tutti, sono Mauro, benvenuti in questa nuova recensione. Oggi parliamo di Yonex VCore 100. Ero molto incuriosito da questa racchetta, mi piacciono le racchette a spin e quindi volevo assolutamente provare questa Yonex VCore 100. Ma quando questa racchetta mi è arrivata ho avuto delle sensazioni particolari, come se questa racchetta facesse fatica a muoversi in aria. E confrontandola con Ezone, queste mie perplessità venivano confermate. Ezone in aria sembrava muoversi come una piuma, mentre questa è come se facesse fatica a partire da ferma. Nonostante i dati delle due racchette siano praticamente identici, ma una volta iniziati i test, queste mie perplessità iniziali si sono totalmente ribaltate. Scopriamo com'è andata nella recensione completa. Se c'è una cosa che salta subito all'occhio di questa racchetta, ovviamente è il suo design. Al contrario dello scorso modello, che era un total red, in questa racchetta troviamo degli accenti di azzurro elettrico molto accattivanti. Come sempre sul cuore troviamo da un lato il logo Yonex, mentre dall'altro il logo VCore. All'interno del cuore troviamo i dati relativi a questa racchetta, che vi ricordo essere un peso di 300 grammi, un piatto 116-19, un bilanciamento di 32 cm e una rigidità di 66 Ra. Sempre all'interno del cuore della racchetta troviamo le tecnologie, ma di questo ne parliamo dopo perché sono veramente tante. All'interno del piatto corde troviamo da un lato, più grandi del solito, il logo Yonex e dall'altro il logo VCore. Sulla testa della racchetta ovviamente troviamo come al solito il logo Isometric, ma la cosa che mi è piaciuta di più di questa racchetta è in assoluto la sua verniciatura, che oltre ad avere questi dettagli che potremmo definire spray, molto fighi, ha una rifinitura superficiale che la rende quasi gommata. Ed è una sensazione che ovviamente voi dal video non potete percepire, però vi giuro che la qualità di questa verniciatura è fra le più alte che abbia mai visto. Passiamo alle tecnologie, che su questa VCore sono veramente tante. Alcune ovviamente le conoscete se avete già visto le recensioni di Ezone VCore Pro, come ad esempio ovviamente Isometric e il VDM, ma anche 2G NAMED Flex Force, che è una tecnologia che aiuta il telaio a tornare rapidamente alla sua forma iniziale successivamente all'impatto. Poi vi sono alcune tecnologie che sono specifiche per questa racchetta e che non troviamo negli altri telai Yonex. Ovviamente mi sto riferendo alle tecnologie in merito alla aerodinamicità del telaio. Infatti tecnologie come AeroTrench e AeroFill aiutano VCore a fendere meglio l'aria, a avere uno swing più veloce, in sostanza a muoversi meglio. Altra tecnologia che quasi dimenticavo è la 3D Vector Shaft, che sono queste scanalature che troviamo qui sul cuore della racchetta, che aumentano la rigidità e quindi diminuiscono la torsione all'impatto, e questo fa sì che durante il gioco possiamo avere maggior controllo, precisione e anche potenza, perché la racchetta in questo punto è più rigida. Vediamo però come si comporta questa racchetta in campo. Yonex pubblicizza questa racchetta come la propria racchetta da spin, e quindi automaticamente ci vengono in mente due paragoni veloci con Ed Extreme e Bubble Hat Pure Aero. Posso dirvi che secondo me questa racchetta non è una racchetta da spin estremo, anche perché a mio avviso l'unica vera racchetta da spin estremo in commercio è la Bubble Hat Pure Aero. Ma tornando a lei, questa non è una racchetta da spin perché secondo me lei è molto di più. Questa racchetta ha una sensibilità e un controllo che sono per distacco superiori alla concorrenza. Ripeto, una prima impressione, questa mi sembrava una racchetta difficile considerando la fascia di mercato che va ad attaccare. Ma una volta averci preso la mano, posso dirvi che è veramente una bella racchetta. Come spesso accade con le racchette, c'è un ma. E il ma di questa racchetta è che è rivolta ad un pubblico agonista.
Secondo me è anche agonista avanzato, perché se avete le capacità, le abilità, la tecnica e il livello di gioco per poterla sfruttare al massimo nei contesti in cui lei dà il meglio di sé, allora questa racchetta vi piacerà un sacco e vi divertirete un sacco ad utilizzarla. In caso contrario, potreste percepire quella sensazione di difficoltà di cui parlavo all'inizio. Quindi, anche se nel corso di questa recensione io dovessi elogiare questa racchetta, e lo farò, tenete sempre bene in mente che questa racchetta è rivolta ad un pubblico agonista e quindi che non è adatta a un giocatore amatoriale o della domenica. Quindi, tenuto bene in mente questo, vediamo come si comporta in campo colpo per colpo. Se cercate uno spin estremo, V-Core non fa per voi, ma se cercate invece pesantezza e complessità di palla, sì. V-Core, al contrario di Ezzon, non vi aiuterà a spaccare la palla con facilità, ma come spesso capita con le racchette un pelo più tecniche, dovrete essere bravi voi a generare tanta potenza dalla racchetta. Ma quello che perde, come dicevo, in potenza facile, V-Core lo guadagna in pesantezza e complessità di palla. Gli spin di V-Core non sono estremi, ma da V-Core non uscirà mai una palla banale. I colpi a rimbalzo da fondo campo prendono sempre le traiettorie aggressive senza che la palla scappi mai. Questo spin non estremo ma qualitativo infatti si traduce in grande controllo. Il controllo di questa racchetta infatti è superiore alla sua categoria. Altra freccia che ha il suo arco V-Core sono i colpi piatti. Nonostante questa racchetta preferisca ovviamente le rotazioni, questa racchetta è in grado di generare colpi piatti molto soddisfacenti. Se c'è un colpo che mi è piaciuto giocare con questa racchetta è il back, ma in generale i colpi tagliati, magari sarà una mia sensazione, però paradossalmente questa racchetta a mio avviso dà il meglio di sé più nelle rotazioni in backspin che in topspin. Infatti i back giocati con questa racchetta sono non solo efficienti ma anche divertenti. Infatti mi sono divertito a giocare back col taglio uscire, palle corte, slice. Veramente con questa racchetta ho provato a fare di tutto e la palla esce sempre bene. È come se in V-Core il topspin sia la parte seria e concreta, mentre il backspin sia la parte divertente e creativa. Passando invece ai colpi al volo, il giudizio rimane ancora molto positivo. La racchetta si muove bene in aria e non crea impaccio. Le volee tagliate, scusate il gioco di parole, hanno un gran taglio e molto controllo. Infatti questa racchetta si presta molto a tocchietti e tocchettini. Le volee piatte invece sono buone, nulla di trascendentale, ma sono buone. Ma sono quelle tagliate che hanno un qualcosa in più. Passando al servizio, anche in questo caso ho preferito i colpi lavorati al servizio piatto, che attenzione è buono, la palla è veloce, è potente, quindi nessun problema, ma è nei colpi lavorati che questa racchetta dà il meglio di sé. Infatti il kick salta tanto e lo slice, come tutti i colpi tagliati generati da questa racchetta, è una vera lama.
In conclusione, questa racchetta mi è piaciuta un sacco. Ti dà la possibilità di fare veramente qualsiasi cosa in un campo da tennis con un controllo e una complessità di palla veramente sopra la media. Vuoi tirare colpi arrotati, puoi farlo, puoi giocare dei colpi piatti, puoi farlo, le volée, i servizi, veramente una racchetta all in. E mi è piaciuto così tanto che mi ha messo in crisi, perché se voi seguite il canale sapete che io sono passato da un annetto all'incirca a Yonex Zone, che non mi ha mai dato nessun problema, mi piace un sacco come racchetta, mi continua a piacere, però una volta aver provato questa sono entrato un po' in crisi. E la crisi continua perché adesso è uscita da poco, entrerà in commercio fra qualche settimana, ma è già stata presentata, la nuova Edzone 2022, che ha dei valori che si avvicinano ancora di più a questa, perché la rigidità è stata abbassata da 69 a 67, mentre questa è 66. Quindi, prima di prendere un'eventuale decisione verso un passaggio a V-Core, voglio provare ovviamente la nuova Edzone. Quindi la mia crisi ancora non si è conclusa. Tornando a lei, come avrete capito, questa è una racchetta che ovviamente consiglio, però ci tengo a specificare che questa racchetta è un pelo più tecnica delle altre e quindi potrebbe richiedere un livello superiore per essere sfruttata al meglio. Questa racchetta è una racchetta che dà il meglio di sé a un ritmo medio-alto, quindi a medio-alto regime. E se sei in grado, se siete in grado di sfruttarla nella sua zona di comfort, allora lei non può che darvi una mano. In caso contrario, ovviamente, può sembrare una racchetta un pelo difficile, ma vi giuro che se riuscite a sfruttarla al meglio è una racchetta eccezionale. Bene, questo video si conclude qui, questa recensione si conclude qui. Spero che vi sia piaciuta, che vi abbia interessato. Io ovviamente vi lascio come ogni volta il link in descrizione per l'acquisto di questa racchetta dagli amici di Tennis Point. Se volete un codice sconto da poter sfruttare magari per l'acquisto di questa racchetta, è molto semplice, basta contattarmi in direct su Instagram, vi lascio qui sotto il link in descrizione e ovviamente vi fornirò il codice sconto. Bene, adesso è veramente tutto, io ovviamente come ogni volta vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella e a mettere un like se questo video vi è piaciuto. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui su Rackets TV.